Grazie, ditemi se non è entusiasmante questo panorama di attività della Biblioteca di Torino, veramente io ringrazio, anche perché anche per me è stata un'esperienza e anche un po' una scoperta. Ringrazio naturalmente Claudio Magris che ci ha regalato questo intermezzo torinese e il pubblico che è qui davanti a noi. Dunque, noi abbiamo già avuto qui a Torino una bella presentazione a cura di Giovanna Ioli e di Lorenzo Mondo. E perché questa seconda occasione? Perché parlando con gli amici, in particolare con Elisabetta Soletti, ci siamo detti: ma questo è un romanzo talmente complesso, talmente bello, che invita a una lettura sul testo, a un lavoro sul testo, e quindi eccoci qui a parlarne. Dunque, inquadramento. Io devo dire, i miei ricordi con Claudio vanno molto indietro, sapete, abbiamo studiato negli stessi anni all'università. E volendo proprio partire un po' a bovo, racconterò una cosa che forse Claudio non ti ha mai raccontato. Era credo l'estate del 1962, incontro Guido Davico Bonino, non so se è qui tra noi oggi. Guido Davico Bonino era già installato alle Einaudi, lo incontro al Livrio, eravamo a sciare, beata gioventù, e lui mi dice: sai, ho parlato con Vincenti e mi ha detto, ho tra le mani un laureando, guarda, proprio geniale. Era Claudio Magris, il quale stava lavorando a che cosa? Stava lavorando alla sua tesi sul mito asburgico. La sua tesi esce nel 1963, con questo titolo, da Einaudi appunto, il mito asburgico nella letteratura austriaca moderna, ed è una sorta di caposaldo per tutto un filone di studi che poi proseguirà durante la sua carriera, ma anche poi attraverso altri giovani studiosi. Dunque, io vorrei dire questo. Quel libro, quella tesi di laurea, quel libro ha fondato un concetto che potremmo definire geocritico, quello della Mitteleuropa. Ora, siamo negli anni 60. È stato anche visto dalla prospettiva di oggi un atto, secondo me, di estrema, di grande originalità intellettuale. Perché dico questo? Perché guardare in quella direzione negli anni 60, primi anni 60, non era assolutamente una cosa consueta. La nostra cultura era orientata essenzialmente verso Occidente. E se voi ci pensate, certo, quella geografia, quelle zone, la Galizia, certo l'Austria, certamente l'Austria era di qua del muro, no? Quindi l'Austria faceva parte, diciamo, del nostro bagaglio culturale, ma tutta la Slovenia, la Croazia, parte della Polonia, insomma, veramente qui proprio si è la prospettiva era assolutamente nuova. Di qui poi tutta una serie di saggi molto importanti di Claudio, tra cui forse il più famoso è Lontano da dove, dedicato a Josef Roth, che poi ha innestato questo grande successo di Roth in Italia. Roth era nato a Brody, nella Polonia orientale, per l'appunto. E accanto a questa, dunque, dal punto di vista critico, Claudio ha prodotto, credo, oltre una ventina di saggi su Hoffman, Ibsen e tanti altri autori. Accanto poi, e qui vado molto rapidamente punteggiando la carriera, la produzione creativa, questa messe di testi appunto di scrittura creativa che fanno adesso parte della sua, come dire, è un grande scrittore, detto in poche parole, è veramente uno scrittore riconosciuto dal punto di vista internazionale e non a caso è in fattura il secondo volume dei Meridiani di Mondadori, vero Claudio? Sì. E dunque, mi limiterò a pochi titoli, naturalmente. Cito due romanzi in particolare, il primo e il penultimo. Danubio, che ha una caratteristica particolare, che è proprio questa sorta prospettiva di indagine sulla cultura danubiana dalle sorgenti fino al Mar Nero, Danubio dell'86, questi bellissimi racconti del 97 che sono microcosmi, ma vorrei soffermarmi un pochino di più su Alla cieca, che è del 2005, un romanzo che mi è molto caro, è un romanzo molto complesso, è un romanzo che segnala anche il crollo, lo spaesamento dopo la fine delle ideologie, dopo il crollo delle ideologie. Ma soprattutto c'è quel protagonista cippico che è un personaggio
in fuga attraverso il tempo e lo spazio, attraverso le illusioni. Ed è qui vorrei soffermarmi brevemente sullo statuto del personaggio, perché Cippico è anche altri, cioè non è solo Cippico, altri nomi, altre identità, ed è un po', in un certo senso, una figura interscambiabile, una figura che ci fa capire che il personaggio del romanzo contemporaneo, in particolare in questo romanzo, il protagonista, l'uno, rappresenta altri anche, rappresenta non solo se stesso, ma va al di là della sua soggettività. E questa è una caratteristica che, in piccola parte, sulla quale vorrei poi che Claudio si soffermasse, si ritrova anche nel romanzo successivo. E, tra l'altro, questo, riflettevo adesso venendo in qui, questo uno che diventa molti, mi ha rimandato a certe installazioni di Boltanski, dove per l'appunto un personaggio, un bambino, nell'ultima installazione che abbiamo visto qui a Torino, è interscambiabile con molti altri, quindi cade l'idea di personaggio rotondo, tutto tondo, chiuso nella sua soggettività, si dirama in una sequenza diversa. Vengo rapidamente, tenendo d'occhio l'orologio, a non luogo a procedere. Dunque, il filo conduttore è costituito da questo vecchio professore triestino, realmente vissuto, di famiglia austro-ispano-boema, quindi qui abbiamo un richiamo a questa humus, come dire, fondativa di Claudio Magris. In particolare c'è un capitoletto proprio dove lui rivendica questa sua origine. Questo personaggio ha una sorta di ossessione, però un'ossessione propulsiva, quella di raccogliere armi, tutte quelle che trova nel tempo, anche armi vecchie di vario genere, per fondare un museo a fini pacifisti. Morirà la notte in un rogo, dentro questo hangar pieno di armi, e in questo rogo andranno bruciati alcuni taccuini. Qui c'è un elemento di suspense sul quale poi ritorneremo. Chi è incaricato di catalogare, appunto per costituire questo museo dopo la morte del collezionista, di catalogare tutte queste armi, è Luisa Brooks. Luisa è una giovane ebrea. E qui una domanda implicita che faccio, un'osservazione, anche una domanda che faccio a Claudio. Se non sbaglio, è molto raro nella letteratura italiana che un autore non ebreo metta in scena un personaggio che è un po' un personaggio centrale, quello di Luisa. È lei che racconta, è lei che medita su tutta la storia. E io leggo questo aspetto del romanzo come un segnale nuovo, come se nel fluire della scrittura, la scrittura che è sulla tragedia, sulla Shoah, cadesse ogni separatezza. E questa separatezza cade anche nel concatenamento tra le generazioni, perché Luisa è giovane rispetto al collezionista. Dicevo, Luisa come figura portante del romanzo, la sua memoria è segnata dalla tragedia, la sua memoria familiare, e in particolare da un luogo, che è un luogo tutto triestino, che è la Risiera di San Saba, dove, ci ricorda Claudio, qui il romanzo si apre proprio un aspetto anche di denuncia civile, dove era installata una camera a gas con un relativo forno crematorio. Un aspetto questo che molti italiani non conoscono o hanno rimosso. Vengo al secondo versante del romanzo. Luisa Brooks è figlia di un tenente afroamericano, e attraverso la ramificata parentela di Luisa il romanzo ha un doppio versante, e cioè Magris risale nello spazio e nel tempo, ricostruendo tutta la storia della schiavitù, in particolare nella zona dei Caraibi.
Quindi è un romanzo che si muove sulla penetrazione, descrizione di un doppio esilio, quello nero, quello dei neri appunto, e quello degli ebrei. Devo anche aggiungere che, riletto oggi, a proposito dei neri, credo capiti anche a voi, l'immagine di queste ombre che ci vengono incontro, dati gli eventi di cui sappiamo. Ma non vorrei chiudere senza ricordare la scrittura, la bellezza di questo libro, perché ci sono bagliori di luce marina, la libertà del mare, scrive Claudio a un certo punto, un suo tema che ricorre in tanti testi. E poi tante altre occasioni, c'è per esempio un capitolo dedicato al gelso, a queste more di sangue, questa concatenazione tra la botanica, la carnalità, la vicenda umana. Devo dire, quello, il capitolo 14, sono pagine d'antologia proprio. E poi lo svariare dei registri lessicali, ma su questo ci saranno delle domande, perché si configura proprio come uno scrigno questo testo, nella ricchezza proprio del linguaggio, e cosa che nella nostra epoca audiovisiva mi sembra particolarmente prezioso. Ma c'è anche un'inclinazione allo scherzo, all'ironia, si sente la nostalgia del mondo del dialetto, per esempio, del mondo che vira facilmente verso la tendenza. C'è tutto un lungo capitolo sull'infanzia vista dall'ottica bambina, ambientata da un'ottica bambina, ambientata dentro una descrizione di un negozio di giocattoli. C'è una bellissima figura di questo signor Popel, con questo suo modo di interloquire, che mi sono appuntata. Paura non aver, mal non far paura non gaver, che mi sembra veramente delizioso. Insomma, un'opera mondo, come ha detto in un incontro con i lettori, uno appunto dei lettori, mentre già un'altra lettrice formulava una domanda che adesso porgo direttamente qui a Claudio, la domanda sul titolo. Perché non luogo procedere suona un po' come un pugno su uno scranno, una sentenza di un giudice che dice non ci sono prove, non ci sono. Allora la domanda è quella mano di calce calata su quelle pareti che nascondono i nomi degli aguzzini, e forse la scrittura può in qualche modo essere testimonianza di quello che non si è poi verificato dal punto di vista storico, cioè la persecuzione degli aguzzini. Mi fermo qui. Si sente? Sì, grazie. Io sono veramente felice, perché credo che quando uno scrive un libro è difficile avere una soddisfazione più grande, perché qua non si tratta di promuovere un libro, di sentire delle critiche, si tratta proprio di vedere delle persone che si sono occupate di questo libro, che fanno le domande, insomma, e fa impressione naturalmente quando si scrive, pensare che uno si aspetta sì che il libro entri nella vita dei giornali, insomma il solito meccanismo, ma che entri proprio così nella vita di qualcuno che si interessi e che veramente da questo libro, non dico da questo, ma da un libro, tragga motivi per riflettere su cose ben più importanti del libro stesso, beh, questo è veramente un grande premio. Io sono gratissimo, intanto mi impressiona queste iniziative di lettura, io credo che sia una cosa veramente straordinaria, anche perché nel turbine anche banalmente nel turbine delle difficoltà di ogni genere che abbiamo, che ci rende difficile proprio sbrigare anche le necessità quotidiane, trovare queste iniziative, questo modo di organizzarle, di trovarsi intorno ai libri, io credo che sia una forma di resistenza notevolissima, e quindi sono veramente felice e fiero di essere in qualche modo stato preso in considerazione nell'ambito di queste iniziative. Sono naturalmente gratissimo a Anna per quello che ha detto, cercherò anche di rispondere alla sua domanda finale e ad altre.
E naturalmente qui si tratta così, abbiamo una vita che abbiamo lavorato insieme accanto a persone come Vincenti o Cases della nostra disciplina, ben più grandi di noi, ma che ci hanno proprio insegnato che non conta, diciamo, essere più un po' meno, insomma non esiste questa. E poi naturalmente, io diciamo, tante cose che ha detto mi hanno toccato profondamente, di una cosa sono convinto, che se uno riesce a combinare qualche cosa, non è mai solo farina del suo sacco, non perché copi o perché sia un plagiario, ma o una plagiaria, ma perché quello che combiniamo è il risultato di cose che abbiamo sentito, imparato, di incontri. Insomma, Gregorio Magno diceva che senza i suoi fratelli non avrebbe capito le cose essenziali della vita, e se lo dice Gregorio Magno può dirlo anche chi non è Papa, naturalmente pensando non solo ai fratelli ma anche alle sorelle, cominciando da questa che è vicino a me e ad altre che ci sono. E questo io credo profondamente, e credo anche che questo si entri subito in questo che sento veramente molto questo tema, che si entri così subito in contatto con uno dei temi che ha sottolineato Anna con particolare forza, quello di rappresentare gli altri. Ecco, io credo che ognuno di noi, lì per un minimo che abbia di, così, di vivere insomma, da persona e non da... E sempre rappresenta gli altri, perché le cose che abbiamo vissuto si mescolano alle cose che hanno vissuto persone a noi vicine, le storie che ci sono state raccontate diventano nostre storie, qualche volta addirittura facciamo fatica a distinguerle. Quindi questo arricchimento continuo proprio di vicende, di storie, che fa sempre di ognuno di noi un rappresentante degli altri e si sente rappresentato parzialmente. Poi io mi sento un rappresentante dei miei amici, delle persone che hanno accompagnato la mia strada, e sento naturalmente di essere rappresentato da loro. Questo è un tema molto importante. Non a caso per i Hasidim il raccontare storie era una forma di religiosità, perché collegava religio come legare, quindi raccontare una storia significava mostrare attenzione per qualche cosa successa ad altre persone che entrava nella vita degli altri. Questa è anche un po' la letteratura, naturalmente, che fa diventare nostre storie accadute ad altre persone vere, inventate, qualche volta un po' vere, un po' inventate. Io credo sempre, una delle caratteristiche credo che io sento fortemente, anche nel caso di questo libro, è di prendere proprio lo spunto dalla realtà. La realtà è sempre la vita, cioè la vita originale, diceva Svevo, truth is stranger than fiction, diceva Mark Twain, e le cose che veramente succedono sono infinitamente più straordinarie nel bene e nel male di quelle che posso inventare, non solo uno come me, ma anche veramente dei grandi scrittori. Basta guardarsi intorno, insomma, e questa attenzione alla realtà io la sento molto, e mi sento debitore nei confronti della realtà, respinto ovviamente da tante realtà orribili, chiamato in causa, provocato come quando si riceve un pugno e così via. Questo è successo poi in particolare, e io sono molto grato a Anna anche perché ha sottolineato il fatto di questa componente di due esili, dei due popoli, sono i popoli dell'esilio per eccellenza, che non hanno potuto cantare le canzoni di Sion in terra straniera, come dice un salmo, e poi le hanno cantate, perché i salmi sono stati cantati, gli spirituali sono stati cantati, ma questi i due popoli della traversata del deserto e del mare, certamente la tratta è stata una forma di, io non amo la parola olocausto, ma insomma di Shoah, di sterminio in qualche modo. Poi il libro difatti molto concretamente si apre su questi mondi. Io sono quello che ho potuto scrivere, in bene o male, deriva proprio dall'esperienza, dalla conoscenza, dall'amicizia, dalla frequentazione un po' con questo mondo così diverso da quel mondo più, insomma, mio o della vecchia Mitteleuropa. Naturalmente, ecco, il titolo, adesso io non vorrei parlare troppo perché sennò resta poco tempo alle domande, il titolo, in un luogo a procedere, prende lo spunto dal fatto che sia da un fatto materiale, concreto,
che il processo, che non, anzi nemmeno il processo, l'inchiesta sulla morte del personaggio veramente esistito, da cui io poi prendo quello che mi pare e che ho poi completamente cambiato e reinventato, si è concluso con un nulla di fatto, quindi con nessuna possibilità di procedere giuridicamente, nemmeno contro eventuali ignoti autori di questo eventuale delitto. E anche il processo che dopo molti anni di strano silenzio, perché badate bene, la Risiera è stato l'unico forno crematorio esistente in Italia durante l'occupazione nazista, ed è curiosamente qualcosa di cui anche gli ambienti antifascisti dopo si è parlato assai poco. Io stesso, per esempio, sapevo tutto degli ostaggi impiccati in via Ghega, le torture della banda Collotti, eccetera, eccetera, ma la Risiera ho saputo tardi. E ci fu un processo, molti anni dopo, che si concluse con un quasi nulla di fatto, cioè un'unica condanna, in contumacia tra l'altro, un certo Oberhauser, boia numero 3 della Risiera. Io avrei potuto conoscere questo signore se mi fosse interessato prima della Risiera, perché quando insegnavo a Monaco agli inizi degli anni 70 questo Oberhauser dirigeva felicemente la sua birreria, e se avessi saputo mi sarebbe piaciuto almeno andare là e portargli saluti a Trieste, ma non lo sapevo, ero ignorante, colpevolmente ignorante, non soggettivamente. E gli altri si concluse con un nulla di fatto, e mentre è successo naturalmente tutto quello che è successo. L'ultima cosa che vorrei dire è che questo naturalmente questo elemento, la presenza tra l'altro dell'ebraismo, quello che ha detto Anna, il cadere delle separatezze, certamente io credo, naturalmente le diversità ci sono, ma uno finisce per farle proprie, per diventare in parte, sapendo di non poterlo fare veramente a fondo, diventa anche l'altro. Io mi ricordo che una volta, discutendo di cose di letteratura ebraico orientale a Eisenstadt, dove c'è un centro per questi studi, una piccola cittadina vicino al confine con l'Ungheria, avevo una discussione su un autore con un rabbino di Vienna, il quale alla fine mi disse: ma lei non è ebreo, vero? Io dico: no, era solo una domanda, dice, con questo per assicurarmi. E Monio Vadia dice: noi sappiamo che non sei ebreo, però ci dà fastidio. E poi vedremo anche su questo. Una cosa, la struttura di questo libro è fatta in modo che gli oggetti, quasi come la lampada di Aladino che sfregata faccia apparire il gin e le storie, raccontano in qualche modo, cioè dagli oggetti, che possono essere un carro armato, con precisione meticolosa, è stato un lavoraccio, alcune persone qui presenti sono state ripetutamente chiamate in causa, seccate da me per fornirmi informazioni che potevano andare dal T-34 al carro armato sovietico, a certi cactus o all'epidottero che ha vinto la guerra contro il cactus in Australia e così via. Ma adesso io qui vorrei adesso fermarmi ringraziando ancora tutti voi, e in particolare alcuni di voi, amici e amiche, senza i quali e le quali certamente io non sarei quello che sono, diranno bel risultato, ma vabbè, questo succede. Grazie Claudio, vorrei aggiungere, per chi non ha ancora letto il romanzo, che i corsivi, sono la storia delle armi, degli oggetti che parlano, sono messi in evidenza dal carattere corsivo, che è come un fil di ferro che tiene fermi tutti i lembi diversi del romanzo. Bene, passiamo alle domande. Sì, mi senti? Sì, ecco. Allora, professore, buonasera, e in quanto portavoce della prima domanda volevo proprio ringraziarla personalmente di aver scritto questo libro, perché io, che comunque sono un addetto ai lavori e leggo tantissimo, raramente un libro mi ha posto tanti interrogativi come questo. Quindi queste sono solo alcune forse delle domande che avremmo voluto farle e che non ci sarà il tempo di fare. Allora, la domanda è questa. Il Museo Totale della Guerra per l'Avvento della Pace, questa affermazione è molto chiara, ma lei che cosa intende per disattivazione della storia? E la morte è un invertitore?
Intanto la ringrazio, ringrazio ancora Anna per aver chiamato in causa anche il libro precedente, che in qualche modo, pur diversissimo, è legato a questo per il modo con cui si cerca di raccontare. Allora, certamente in questa, in questa idea, che poi è esistita veramente nella testa squinternata dell'uomo che è veramente esistito, si mescolano in un modo ambiguo e delirante un sincero amore per la pace, che trova forme pazzoidi di tentativi di crearla, con una ossessione, una fascinazione per la guerra. Certamente l'ossessione, fascinazione per gli acidi che certi insetti secernono per uccidere altri insetti, per le cerbottane particolarmente efficaci e così via. Naturalmente, e anche queste frasi, che sono frasi che vengono da una prospettiva di un uomo alterato, naturalmente, una prospettiva maniacale, che ha questo sogno di distruggere la morte, e alla fine si convince di poter distruggere la morte, si convince che la morte è un'illusione, e si convince che si può invertire e tornare indietro. Ora, naturalmente, queste sono forme che di per sé sono evidentemente delle forme deliranti, ma talvolta attraverso la distorsione, e questa è la funzione della letteratura, che, mentre sarebbe folle dire questo in un libro di storia o in un libro di filosofia, attraverso la distorsione, attraverso il delirio, si possono far balenare alcune verità fondamentali, ed è questa un po' la logica che corre attraverso questo libro. Quindi questo desiderio di invertire le cose, di uscire dal tritacarne della storia, essendo contemporaneamente affascinato, fa parte di quella mentalità del protagonista, che a me non interessava dal punto di vista psicologico, mi interessava proprio come delirio. Pensate a certi quadri, ad esempio, alla necessità di stravolgere la realtà cambiandola, distruggendola, facendola, falsificandola anche, perché la realtà che tocchiamo con mano non è quella che vediamo in tante opere d'arte, ad esempio quadri che la rappresentano, però vedendo questi quadri deformanti, tante volte attraverso la deformazione possiamo arrivare a capire qualcosa di essenziale, di lacerante di questa realtà. Quello che mi interessava naturalmente in quest'uomo era il fatto che dalla mania, che in quanto tale sterile, feticistica, idolatrica, è la mania del collezionista, che, per il quale i francobolli finiscono per diventare più importanti gli esseri umani, il protagonista, che poi è il deuteragonista, perché la vera protagonista è tutta inventata, è la donna, passa a un'altra mania, quella che i greci chiamavano la divina mania, che per i greci era la poesia, cioè la ricerca di una verità, di una terribile verità, e cioè di quelle scritte, perché sembra, che questa è un'illazione che io poi ho ripreso e sviluppato, che i detenuti avessero scritto sulle pareti delle loro celle dei nomi, non nomi dei boia, perché i nomi dei boia si conoscono molto bene, e neanche delle vittime, anche quelli si conoscono, ma di certe conoscenti, rappresentanti, insomma, di tanta buona società triestina, assolutamente zona grigia, direbbe Primo Levi, persone che non hanno le mani sporche di sangue, ma che non hanno problemi a stringere cordialmente mani sporche di sangue. E stranamente c'è stato veramente un imbiancamento a calce di questi muri subito dopo la fine della guerra. E da qui parte questa sua idea, per cui da questa sterile mania collezionista si giunge a cercare qualche cosa che invece è una verità bruciante. No? Dicevo prima, Guzzini sbagliava, invece il romanzo è proprio centrato su questa felpata borghesia triestina. Sì. Sentiamo un'altra domanda? Sì, prego. Ho trovato il suo libro di spessore profondo. Per le emozioni forti che affiorano dalle pagine che si susseguono e che sono molto struggenti, mi ha colpito molto. Arrivo alla domanda. Il collezionista e ideatore del Museo della Guerra, ispirato dal vero professore Diego Enriquez, dorme in una bara con l'elmetto tedesco e la maschera giapponese. Credo che la bara rappresenti la morte causata dalla guerra, l'elmetto, e la maschera la vergogna umana per le atrocità commesse dagli uomini. Se è così,
Lei vede la possibilità di eliminare questa crosta di sangue, questa discarica di rifiuti e forma di pazzia che attraverso l'umanità e finalmente ci liberi dalla maschera e dall'elmetto? E cosa possiamo noi fare? Grazie. Dunque, mi è molto difficile rispondere perché ovviamente non si può trasporre direttamente, immediatamente, un fortissimo senso della vita, della storia, della politica in un programma concreto per cambiare la vita, la storia e la politica. Questo può, non dico il mio libro, ma darci una carica, una forza che ci permette di prendere determinate posizioni e di combattere certi mali e così via. Allora, io credo che in tutto il libro ci sono ogni tanto delle espressioni, che poi non sono espressioni, sono un senso anche di quella che Nietzsche chiamava la terribile forza di annientamento della storia universale, cioè della storia vista come tritacarne, della storia vista come violenza e così via, e certamente non come un giudizio universale, nel senso di un giudizio che faccia giustizia, ma è il contrario. Naturalmente anche qui siamo di fronte, io non sto né negando la conoscenza storica, che anzi una delle cose che più mi hanno fatto contento è che è stato definito proprio un romanzo storico, cioè che cerca di capire come certi eventi sono stati vissuti. Naturalmente io credo che, e di questo sono profondamente convinto, che il romanzo, diciamo dal Novecento in poi, non può narrare la storia se non tuffandosi a fondo in quello che viene vissuto dagli uomini come un maelstrom, come una tempesta, quindi affrontando questo rischio proprio di naufragare. Mentre il grande scrittore ottocentesco poteva raccontare la storia e prendere posizioni morali e politiche e scrivere dei romanzi usando lo stesso strumento, la stessa scrittura, Victor Hugo nei Miserabili ha una scrittura o delle metà o delle immagini, una sintassi che non è diversa molto dai suoi scritti contro Napoleone III. Immaginate Kafka che scriva un messaggio di solidarietà ai minatori della Slesia col linguaggio della metamorfosi, in cui un uomo si sveglia trasformato in uno scarafaggio. C'è quindi questa necessità, secondo me, della narrazione, di esasperare questo senso della frantumazione, dell'impossibilità di trovare un filo conduttore, di quella che sembra essere e non è, però noi viviamo a fondo questa sensazione dell'estinzione del futuro. È la grande frase di quel cabarettista che era un po', non dico il maestro di Brecht, diceva: una volta il futuro era migliore, ma più che migliore l'idea che si potesse contribuire a concorrere a creare un determinato futuro. Allora, tutto questo, mentre se ne discutiamo in sede di programma politico e storico, non dobbiamo perdere la testa e dobbiamo vedere se e come riusciamo anche a migliorare soltanto la condizione di una scuola elementare in una provincia italiana, dal punto di vista poetico è necessario far sentire fino a fondo questo sgretolarsi, questo scoppiare di tutto. Quando la Capria dice che i grandi capolavori narrativi del Novecento sono capolavori falliti, non intende dire che Kafka, Proust, Faulkner e compagnia bella non fossero grandi scrittori, ma che hanno dovuto e sono grandi proprio per aver assunto nelle proprie stesse strutture, nel proprio stesso modo di narrare, la impossibilità di comporre il mondo in un ordine razionale e armonioso. Il che naturalmente non significa che non si continui a cercare questo ordine o a crearlo. C'è una bellissima metafora che usava Goethe, parlava del filo rosso che c'era nel sartiame di ogni albero, di ogni nave della flotta britannica, a indicare nella diversità delle navi, dell'alberatura, delle vele, l'unità in qualche modo. Ora, questo filo certamente nella nostra sensibilità è andato spezzato, finito in un qualche gorgo, in qualche abisso, e non si può, il romanzo non può far finta che esista ancora, come nella flotta dell'ammiraglio Nelson, che funzionava egregiamente, però resta solo di buttarsi in acqua, di vedere questo filo, che poi questo filo magari finisce per soffocarti e strangolarti, senza per questo cessare di cercare questo filo, senza compiacersi di nessuna negatività, perché senza scambiare
l'orrore che va visto, che va esasperato, perché il compito della letteratura è di esasperare per far sentire con violenza ciò che l'urto che la vita o la storia ci danno, senza che questo naturalmente diventi un'esasperazione o la perdita della razionalità con cui in sede storica, politica, sociale siamo chiamati a pensare e ad operare. Bene, mi pare che intanto più andiamo avanti più entriamo in una piccola storia del romanzo del Novecento. Vediamo un po', altre domande? Professore, entriamo in uno dei suoi luoghi citati nel romanzo, la Risiera di San Saba. La Risiera di San Saba come emblema della rimozione collettiva. Ma se, come lei scrive, i nazisti se ne andarono e si rifecero la vita con pochi danni, i repubblichini ancor meno, qualcuno prese perfino la medaglia al valore, però i collaborazionisti, i doppio giochisti, i responsabili delle spiate, i signori della città, ma anche i collusi con i nazifascisti, spero di averli citati tutti, stettero zitti. Ma perché lo furono, professore, anche le vittime superstiti o i loro familiari? La ringrazio. Dunque, sì, la storia della medaglia d'oro è una storia grottesca e tragica, diciamo che non è emblematica, ma è emblematica della terribile disorganizzazione dello Stato italiano, perché voi sapete che quello che fu il capo della concreta unità della resistenza democratica a Trieste, Ercole Miani, che fu torturato orrendamente nella Villa Triste insieme a Monsignor Marzari, che diede il segnale dell'insurrezione, ricevette giustamente una medaglia d'oro. Alcuni anni dopo una medaglia d'oro fu assegnata dal Ministero alla memoria del suo torturatore, che era un maresciallo, non so. Credo questo semplicemente perché il Ministero, ancora il tempo del fascio, aveva cominciato questa pratica e poi gli altri anni dopo se la sono trovati e l'hanno mandata avanti. Al che Miani non vuole restituire la sua medaglia d'oro perché non poteva dividerla con chi gli aveva messo la corrente elettrica fra i genitali e la bocca. E solo quando morì gli amici gliela misero nella tomba a forza, lui non poteva più protestare. Ma allora, io credo che questo è veramente, non saprei bene rispondere, perché questa è storia passata, perché adesso viceversa è un tema, ci sono stati dei libri di Fölke, libri di altre storie. Però perché questo sia successo, sinceramente non lo so, ed è strano. Credo, io ho fatto anche, perché questo libro implica, il che non vuol dire niente sul suo eventuale valore, delle ricerche pazzesche, perché non c'è colore di strano fiore dei Caraibi che io non sia andato a documentarmi, non c'è lazzo o ascia o dragamine che non sia andato a vedere, e così tante cose. E il momento naturalmente più folle è la festa a Miramare, tra questi alberi esotici portati da Massimiliano, nel giorno dell'anniversario del Führer, il 20 aprile 45, quindi quando i russi sono già a Berlino, cioè questo delirio, e io sono andato a vedere, perché mi sarebbe interessato vedere chi c'era, ma non c'è più la lista degli invitati, ci sono le autorità, e questo è chiaro, che il podestà fascista ci fosse, questo doveva farlo, non pretendo che corresse rischi stando a casa. Però mi sarebbe interessato vedere chi c'era, potendo, senza rischiare niente, perché non chiediamo a nessuno di essere eroico, restare a casa. E purtroppo questa lista non c'è, si potrebbe, ma cioè, non è che sia interessante. Ecco, questo veramente non saprei, ed è da questo non sapere che credo nasca anche l'atmosfera del libro, la ricerca, l'ossessione, che poi è anche la storia di una delle protagoniste, la madre ebrea di Luisa, la mulatta, diciamo così. Grazie, professore. Forse ne abbiamo parlato anche nell'incontro con i lettori, se posso inserirmi. Credo che il silenzio delle vittime molto spesso dipenda da un senso di protezione nei confronti delle generazioni successive, perché chi ha nella memoria
l'orrore come questo, appunto, io penso che possa tacere anche per proteggere quelli, i piccoli, diciamo. Sì, sono cose sue. Primo Levi ha scritto le pagine, insomma, definitive su questo. Qui però c'è una sfumatura un po' diversa, perché hai ragione, quello dice, c'è anche poi il desiderio di uscire da questo ruolo, in qualche modo, no? Di non essere soltanto vittime o figli di vittime o nipoti di vittime, il che naturalmente è anche giusto, perché anche giusto, non si, bisogna anche, conservando tutta la memoria amorosa e storica e politica e morale, ma anche è giusto anche smettere di essere i pronipoti di vittime, non perché si dimentichi il bisnonno o quello che è, ma perché naturalmente non si può assumerlo come un ruolo permanente, questo porta enormi problemi politici, sociali e così via, ma lì c'è qualche cosa di diverso. Insomma, l'ER, il boia numero 2 o 3, il capo è stato sì, Rainer impiccato e l'altro, come si chiamava, si è suicidato, quello che era uno di origine, di nascita triestina, che aveva prima lavorato a Treblinka, prima di venire a lavorare alla Risiera. L'ERC, presidente degli esercenti austriaci di Klagenfurt, c'è un bel caffè, io sono stato alcune volte prima di sapere cosa significa questo nome, è tornato a vivere a Trieste per 2 anni, e là ci sono alcune pagine in cui io immagino, però veramente aveva una villa sul Carso, frequentava le autorità militari, il governo militare alleato, altra gente così, ed è là che poi scatta tutto insomma, le cose che cerco di raccontare, la scoperta da parte della madre di Luisa, che forse sua madre è stata una delatrice, insomma, scattano tutte questo, ma certamente questo è un fatto vero, e questo è veramente strano, perché viceversa c'è stata tutta la riflessione sul fascismo, c'è stata, se volete, anche la giusta, ma anche la retorica del fascismo, della resistenza, a parte le complicazioni della resistenza a Trieste di tutti contro tutti, che è stato poi un fatto particolare, no? La liberazione o non liberazione del 25 aprile, 1 maggio, eccetera. Però questo è veramente un fatto che ancora adesso non riesco a capire, perché anche a me nessuno veramente me l'ha detto a fondo, ed è una cosa che, se volete, era ancora più sintomatica, simbolica e profonda che non le rappresaglie e le esecuzioni, no? Che sono avvenute, di cui tutti hanno sempre parlato, che hanno ricordato, sono stati processi, eccetera. Dunque, una parola al pubblico, anche al di là dei lettori, prego. Grazie. Dunque, il titolo del suo romanzo, professore, Non luogo a procedere, è indubbiamente anche specchio di un'amarezza per il fatto che, appunto, si sia risolto nel nulla questo tentativo di processo. Pensa che in qualche modo comunque questa sua rivisitazione letteraria di questo caso, comunque così importante e delicato, adesso che sono passati parecchi anni, che i muri vari, anche se li si stanno ricostruendo, comunque quelli e quelle cortine di ferro sono state abbattute, possa in qualche modo attirare l'attenzione, e da parte non solo della letteratura ma della storia e forse persino del diritto, possa in qualche modo spingere qualcuno a cercare la verità. Perché preparandomi, diciamo, per questo incontro, mi sono imbattuto in un articolo del Corriere della Sera, non scritto da lei, professore, apparso 6 mesi dopo la morte di questo professore, che in alcuni articoli è anche definito forse professore, ma sicuramente persona di estrema cultura. Il 2 dicembre del 1974, a firma di Claudio Pina, è stata scritta praticamente quasi un'intera pagina del Corriere dedicata a questa vicenda giudiziaria, con un coraggio che normalmente forse non ci si sarebbe aspettati da parte di un quotidiano così equilibrato, diciamo, come il Corriere della Sera. Io non ricordo esattamente nel 74 chi lo dirigesse,
però solo i titoletti. Sveliamo un giallo. Sapeva i nomi di chi fece sterminare 3.000 persone nel lager di Trieste. L'hanno bruciato vivo. Poi copiò quei nomi scritti col sangue nelle celle. Raccolse bombe e cannoni. Trovò documenti esplosivi. E sono tutti singoli tra filetti, questi sono i titoli. Le sue carte, tra virgolette, dovevano sparire. 3 aggressioni subite. Con il rogo rubati diari erano tremende accuse. E nel suo romanzo, se non mi sbaglio, si parla anche appunto di questi taccuini che in qualche modo vanno perduti. Ultimo titoletto, l'ultima intervista. Mi vogliono ammazzare. Quindi diciamo, da parte dei giornali di allora si è anche fatta una campagna alla ricerca, no, di una verità, in un modo anche piuttosto forte, no, diciamo aggressivo in senso buono. Lei pensa che in qualche modo nell'oggi si possa in qualche modo superare il suo titolo e in qualche modo, o storico o giudiziario, in realtà riaprire in qualche modo questa inchiesta? E ultima cosa, se lei apporrebbe, diciamo, all'inizio di questo romanzo il motto dell'attuale Museo della Storia dell'Esercito di Vienna, che è nato come celebrazione dell'esercito asburgico nel 48 per riavvicinare dopo la rivoluzione la popolazione all'esercito, facendogli capire dal punto di vista degli Asburgo che l'esercito li aveva protetti prima dai turchi e poi dai vari nemici, e che però poi ha trasformato qualche anno fa il nome da Kriegsmuseum, quindi Museo della Guerra, in Museo della Storia dell'Esercito, e il suo motto è Kriege gehören ins Museum, cioè il posto giusto per le guerre sono i musei. Grazie. Dunque, grazie. Certamente questo è abbastanza simile, perché l'idea che mettere in un museo significa appunto togliere dalla realtà. Ripeto, per quel che riguarda la sua prima domanda, intanto ci sono, nel frattempo, sono state fatte, ma negli ultimi anni, parecchi anni, delle ricerche storiche, c'è stato il libro di Völk, sono stati pubblicati gli atti del processo, quello sia pure finito, come dicevo fosse finito, sono usciti altri testi, quindi da questo punto di vista non credo che si sappia, a parte la storia delle complicità passive in qualche modo. Non sto parlando di delatori, i delatori sono stati abbastanza individuati, sto parlando semplicemente di fatti che in fondo non interessano la giustizia, perché tutto sommato adesso se io diventassi un amico del cuore dello strangolatore di Boston, i miei amici si stupirebbero, però forse non sarei colpevole, anzi certamente non sarei colpevole se mi piacesse andare a spasso con lui o giocare a carte, sarebbe un po' strano, certamente, però quindi sarebbe extra naturalmente giuridico. E allora è anche qui che entra in gioco non il processo, che oltretutto si estingue con la morte dell'indiziato, il colpevole, perché non si, ma entra quello che può fare la letteratura, che, come diceva Manzoni, non ricostruisce i fatti, ma non è questo il suo compito, ma cerca di capire come gli uomini li hanno vissuti. E naturalmente, per far capire come gli uomini li hanno vissuti, qualche volta bisogna stravolgere i fatti, non dando questo stravolgimento per verità storica, che sarebbe una menzogna, ma facendo capire come e perché certe cose possono essere vissute in un modo aberrante, doloroso, delirante dalle persone. E questo, in questo senso, da questo punto di vista credo che non credo affatto che ci fosse bisogno del mio libro, ci sono stati libri precedenti, quindi adesso forse se questo libro riesce in modo indiretto, metaforico, per, diciamo, poniamo adesso, dico, per l'intensità, per la violenza, per la nuovo fascio di luce che viene gettato su tutto questo, far risvegliare
non una ricerca, perché, ma un senso, una presenza, insomma, qualche cosa, insomma, ma questo è chiaro, insomma, tutti sanno che è esistita la tratta, ma prima che ci fossero i movimenti di emancipazione, dei neri e così via, nessuno neanche ci pensava, si erano dimenticati, no? Tanto per dire, e questo forse, così, anche se, ripeto, quello che a me interessa non è, difatti, il protagonista del libro è la figura femminile, perché mi interessa vedere come una vita, diciamo così, normale, per così dire, però intessuta di destini tragici, come succede nella storia del padre, la storia della madre, insomma, però una vita normale che diventa la storia di amori, di delusioni, del rapporto fra genitori e figli, di un tema che mi interessa molto, come il fatto se un grande amore fra genitori sia un bene o un male per i figli. Non dico che sia un bene se i genitori si prendono a bastonate, ma ecco, tutti questi problemi che affiorano. E per il resto io credo che la funzione di un libro sia quella di ripresentare con forza una realtà assolutamente, insomma, con cui bisogna fare i conti, ma non credo affatto che il mio libro possa avere alcun ruolo nella ripresa di indagini, anche perché, ripeto, non ci sono più colpevoli. Però, scusa Claudio, recentemente abbiamo letto che sono stati desecretati dei documenti che erano stati secretati, se non sbaglio, dagli inglesi, non vorrei sbagliarmi, che sono stati secretati documenti che rivelano, documentano appunto dei crimini commessi sia dai militari tedeschi che dai soldati della Repubblica Sociale Italiana, e sono stati secretati perché lo scopo era proteggere in qualche modo il nome dell'istituzione militare, e sono stati desecretati recentemente. Quindi, tornando alla domanda di Kuczynski, potrebbe effettivamente essere che qualcosa, e tu che sei stato parlamentare, adesso senza volerti dare un compito speciale. Certo, ma la sua domanda era il fatto, naturalmente, se un interesse per, non solo per questa storia, ma per tutti questi meccanismi che creano complicità innocenti in qualche modo, no? Questo certamente sì, forse può servire. Non credo che possa esistere il momento giudiziario, perché insomma c'è l'estinzione proprio, insomma, quello credo proprio di no, insomma, come non possiamo andare a processare i Negrieri, insomma, no? Perché lo faremo volentieri, ma insomma non possiamo. Dunque, io guardo Patrizia Zanetti, ecco, prego. Sono velocissimo. Volevo tornare abbiamo un attimo, tutto il tempo. Sì, volevo tornare un attimo su questa atmosfera un po' ambigua di una Trieste che vede, non vede, sa, non sa. E mi è venuto in mente un altro libro molto famoso, da cui abbiamo visto tutto il film, penso, Il portiere di notte di Liliana Cavani. E lì si parlava di una Vienna che mi ricorda molto Trieste, una serie di tantissime persone grigie che dopo la guerra si sono rifatte una vita dove in qualche maniera c'è un mostro che dorme. E questo mostro, praticamente, secondo la tesi del libro, sarebbe praticamente il famoso mostro che dorme in tutti noi. Quindi non è solo Trieste, Trieste potrebbe essere Vienna, potrebbe essere Milano, potrebbe essere Boston, e queste due città post-belliche, guarda caso di frontiera, mi sono sembrate molto simili proprio, dove tutto funziona bene, tutto ordinato, tutto, però si sa che c'è qualcosa che non funziona, se lei è d'accordo. Ma dunque, in sostanza si tratta di un processo di rimozione, per usare una parola molto... Allora, premesso che qua si tratta certamente, non esistono città buone o città cattive, questo, però certamente è una delle laceranti contraddizioni dell'Europa centrale, della Mitteleuropa, è stata la compresenza da una parte di vivere con particolare intensità e di rappresentare, di dire, di raccontare con particolare intensità quello che è stato, insomma, nelle varie forme, insomma, lo sfacelo della vecchia Europa e tutto quello che è successo, e che io anche ho cercato di raccontare concretamente piccoli episodi, per esempio anche durante l'occupazione a Praga e così via, e di un processo certamente di strana...
sì, chiamiamola rimozione. Beh, non bisogna dimenticare che certamente mi pare che, io, adesso lo cito nel libro, non mi ricordo, i voti contro l'Anschluss, per cui votavano solo gli ariani, erano, non so, 1600, 1700, insomma, tanto per dire. E qua si tratta di, non lo so, di tradizioni politiche, istituzionali, di modi diversi di concepire i rapporti tra il governo e i cittadini. Certamente in Vienna, che ha subito naturalmente anche delle cose terribili, perché intendiamoci bene, i tre giorni di libertà all'esercito sovietico a Vienna non hanno lasciato, insomma, era difficile immaginare che poi un partito comunista potesse avere una manciata di voti, no? Perché quindi, però certamente c'è stato questo atteggiamento che molti scrittori hanno proprio denunciato. C'è per esempio un libro della Hilde Spiel, che ebrea viennese, scrittrice, che quando torna a Vienna, insomma, trova questi che dicono: voi altri, insomma, ve la siete passata abbastanza, noi siamo stati bombardati, occupati e così via. Questo però, anche qui io credo che ci sia un aspetto latentemente legato a una diversa concezione dei rapporti tra l'ordine e la libertà, in sostanza, che ha certamente contraddistinto questa civiltà, che è stata una civiltà grandissima per tante ragioni, qualche volta anche socialmente avanzata. Era meglio essere operaio nella Germania di Bismarck che nell'Inghilterra di Disraeli e di Gladstone, però certamente la mancanza di tradizione liberale e legata soprattutto, non soltanto, ma al mondo protestante, certamente quello che è mancata molto a questo mondo e che forse può in parte adesso spiegare questo atteggiamento di, diciamo, di sopire, insomma, può darsi. Bene, riprendiamo con le domande del gruppo. Solo una citazione per cambiare poi completamente orizzonte, perché questo libro è anche estremamente tenero, delicato, sì. E a chiusura, come dire, di una certa di questa zona grigia più o meno consapevole, una bella, cioè, queste tre righe che lei ha scritto: il male è una catena di mani che si stringono educatamente, basta afferrare l'ultima pura di ogni traccia di sangue, come basta dare un calzino al cane addestrato per arrivare alla prima, che quel sangue ce l'ha ancora sotto le unghie. Era, come dire, riferito a un personaggio, ma sì, è una efficace, come dire, rappresentazione della più o meno consapevole coinvolgimento di tutti quanti. Ma appunto il libro è estremamente ricco, variegato. Buonasera, professor Mazzis. Intanto devo farle un plauso, perché nel firmamento di questi scrittori contemporanei che usano ormai un linguaggio molto semplice, decisamente quasi scontato, lei dà dimostrazione di un'erudizione eccezionale. Difatti ho trovato eccezionali i suoi inserimenti nelle varie lingue, dal tedesco all'inglese, all'ebraico, addirittura poi al triestino. Ma a parte questo, mi ha colpito molto perché lei scrive sorprendentemente anche di amore in questo libro. E lo fa in modo magistrale, perché passa dall'amore filiale all'amore finito che non finisce mai. Specialmente col personaggio di Luisa, questo personaggio che lei ha totalmente inventato, che è riuscito a crearlo in un modo molto armonico. Questo personaggio di Luisa, che è una figlia di ebrea e di un nero, e lo inserisce in un contesto tanto crudele e sconvolgente, e come può averlo inserito in questo modo magistrale, in un contesto come un forno crematorio? Ma la ringrazio moltissimo, perché io credo, spero, è stato anche detto che è un romanzo d'amore nelle sue varie forme. Io credo che ci siano i suoi slarghi di tenerezza, sia dall'infanzia, il rapporto con i genitori, soprattutto, sia il rapporto proprio amoroso, il rapporto, insomma, erotico, tutto questo. Anzi, il mio timore è che, per mia colpa evidentemente, perché è il responsabile che scrive, che il tema, diciamo così,
di sfondo centrale, che è appunto la Riviera, l'orrore, eccetera, eccetera, possa oscurare quello che a me sta a cuore ancora di più. Per esempio c'è un personaggio secondario che è una delle tante figure, ma senza il quale io non avrei scritto questo libro, quella Luisa Navarrete, quella nera del Cinquecento, e senza, se io non avessi fatto proprio ricerche quasi vane perché su questo personaggio, che è una storia incredibile, che a me sta a cuore non più la Risiera, che è un fatto storico terribile, ben più importante che la storia di una che è riuscita, grazie alla sua indubbia genialità, a salvarsi dall'Inquisizione e così via, ma è proprio il problema della tenerezza e di trovare la tenerezza, sapendo che la tenerezza è minacciata da infinite cose, e anche da fare i conti con le complicazioni di questa sfera, che non necessariamente distruggono la tenerezza. L'elogio dell'essere ex, tutto sommato, che io ho fatto, è un elogio dell'amore, anche quando è finito, ma continua dopo essere finito, e forse è l'unico modo perché possa continuare in quel contesto. E quindi certamente, sono molto grato per questo, perché la tenerezza gioca un grande ruolo. E anche, non solo tenerezza amorosa, nel senso del proprio termine, ma tenerezza... C'è una pietas, per esempio, il rapporto, c'è l'infanzia, il vecchio nel negozio di giocattoli, il rapporto del padre di Luisa con queste sue avi, soprattutto ascendenti femminili, ci sono due figure di nere che non sono affascinanti, dico affascinanti come figure femminili, erotiche, ma sono così, anzi hanno tutto, però questa tenerezza materna e terrigna profondamente, questo io l'ho sentito molto, a mio avviso, per esempio il rapporto con la sorella, che non compare mai, perché con la sorella, con la zia di Luisa, quella che faceva parte delle prime ausiliarie nere che hanno potuto, per parte della guerra nell'esercito americano, solo come crocerossine, però essendo sulla linea del fuoco, quindi rischiando altrettanto se non più dei soldati, e poi magari non potevano entrare in un bar di licenza a bere qualcosa. Infatti io immagino che questa sia stata proprio uccisa da alcuni teppisti. Tra l'altro è anche vero, io sono documentato, devo dire, mi è stata una sorpresa, nella Londra bombardata, che eroicamente resisteva quando era sola l'Inghilterra contro Hitler, era fiorita una delinquenza incredibile, che approfittava delle bombe per commettere non solo furti, ma violenza, assassini, stupri, ed era stato istituito un corpo speciale con l'unico compito di combattere questa delinquenza. È una legge che prevedeva che il processo da farsi subito, e che se l'accusato veniva riconosciuto colpevole, la sentenza doveva essere eseguita il giorno seguente. E là immagino, io credo che una delle cose che forse siano riuscite meglio sia quando il fratello va in cerca degli assassini, non si sa se li trova o no, e probabilmente è contento di non averli trovati e di non sapere cosa avrebbe fatto se li avesse trovati. Ha usato un modo delicatissimo nel descrivere diverse figure di donne in questo libro, che fa presumere che lei le ami molto. Sì, non basta per scrivere bene, perché, però questo è vero. D'altra parte, anche il protagonista maschile, diciamo, e questa è tutta una mia invenzione, il passaggio dalla mania feticista, proprio dalla mania che come tale è sterile e antierotica. C'è un umanista italiano del Cinquecento, non mi ricordo il nome, che diceva: i maniaci giacciono poco, cioè fanno poco all'amore, perché naturalmente la mania prosciuga proprio. È proprio invece un'intensa e anche, se vuole, tenera e volgare momento erotico, che in qualche modo lo fa uscire dalla sua sterilità, anche dalla sua sgradevolezza fisica, insomma, dal suo sudore freddo e acido che lo aveva dedicato a coltivare gli oggetti e non gli esseri umani. Sì, in questo senso il romanzo, tra l'altro, ha una scrittura molto più carnale, cioè gli stessi personaggi sono
innervati proprio dalla scrittura. Questo io sono molto grato, ho letto proprio, scusa, si è interrotto, alla Lavaggetto, che ha scritto sull'indice mettendo l'accento proprio sulla materia, sulla materialità, sul corpo, sulla fisicità, e questo che a me sta molto a cuore, e anche sul tentativo di fare i conti con quella che è la realtà proprio anche più piccola, fisiologica, materiale, perché quando ad esempio c'è, e là, anche là le ricerche, ho scocciato neurofisiologi portandoli all'esasperazione per cercare di farmi spiegare cosa succede proprio nelle cellule del cervello quando noi siamo in alcune contraddizioni, non sappiamo se amare e così via, e perché credo molto che una concezione materialista non volgare sia proprio un pensiero forte assai importante per tenere testa alla vita. Sì, questo rende anche molto intenso il romanzo. Altre domande? Professore, torniamo di nuovo nei luoghi del suo testo. Trieste, città mitteleuropea, tanto amata, ma anche forse tanto odiata sotto certi punti di vista. Trieste, lo sappiamo, è nel suo cuore e nella sua passione intellettuale, ma è anche il punto sulla mappa che le indica con grande forza, perché nel suo testo non dobbiamo dimenticare la forza del suo linguaggio. Io l'ho trovata tagliente come una pietra, ecco. E questa grande forza per mostrarci il corpo antico e tanto tormentato dell'Europa, che non è l'Unione Europea, ovviamente. Ma, professore, cos'è veramente l'Europa per lei? La ringrazio infinitamente. Grazie, sono io che la ringrazio, non invertiamo. Io credo che con l'Europa, ad ognuno di noi, succede quello che a Sant'Agostino succedeva col tempo. Lui diceva, quando mi chiedono che cosa sia, mi pare di sapere cosa sia. Quando mi domandano, non lo so più. Ed è naturalmente. Questo perché, dal punto di vista, diciamo, di un mondo di appartenenza, naturalmente è molto, non solo difficile, ma pericoloso codificarlo, definirlo in qualche modo. Allora, io credo che se si possono trovare degli elementi, diciamo, di una cultura europea, ma è molto vago, il discorso diventa molto, insomma, non dico campato in aria, ma molto generico. Intanto che c'è una tradizione di civiltà europea occidentale che ha posto l'accento sulla dimensione individuale piuttosto che sulla totalità, come hanno fatto invece altre grandissime civiltà non europee. Questo certamente potremmo fare anche molti esempi, insomma, no? In cui l'individuo, nelle varie concezioni religiose, filosofiche, politiche e così via, diventa il perno rispetto alla totalità. Non sempre, perché anche la cultura europea ha elaborato naturalmente concezioni opposte, ma penso che sia una linea di continuità. Il senso anche, credo, della universalità di certi valori, insomma, le non scritte leggi degli dèi proclamate da Antigone, cosa che questa è estremamente problematica, perché sappiamo benissimo che queste non scritte leggi degli dèi potrebbero essere anche non solo principi universali kantiani, diciamo, l'etica kantiana è concepita come un'etica universale, ma anche un culto, diciamo, un culto dei valori della famiglia e della stirpe superiore al culto della legge. Io credo però che la grande eredità di questo capolavoro assoluto che è l'Antigone sia stata proprio, chiamiamola un'eredità di tipo, diciamo, faccio un salto orribile dal punto di vista logico e cronologico kantiano, cioè di considerare che vi sono certi valori che nessuna legge positiva, anche se formalmente coerente, non può violare. Non dimentichiamo che le leggi di Norimberga sono state votate da un Parlamento che era stato eletto da libere elezioni, perché Hitler non ha vinto le elezioni con brogli come Kennedy, ha vinto le elezioni per la volontà della maggioranza,
Allora, e là c'è il problema, poi che qui si apre. Credo a questo individuo però che non sia il cowboy solo con la sua pistola, ma il zoon politikon, insomma, l'individuo inserito nella polis, e quindi io credo che una tradizione, diciamo, non so come chiamarla, insomma, il welfare è nato in Europa, ed è nato in Europa, credo, non soltanto per sacrosante e nobili ragioni, ma perché un senso culturale che il nostro benessere, il benessere mio per esempio, perseguito ovviamente, dato che non sono un santo che regala tutto ai poveri, però implica anche un certo benessere del mondo che mi circonda, cioè la qualità della nostra vita non finisce sulla punta delle nostre dita. C'era il morto vecchissimo un paio di anni fa, un geniale, bizzarro imprenditore triestino, Primo Rovis, che è partito proprio come profugo dall'Istria con le calze bucate, pochi anni dopo alla fiera del caffè di Zagabria ha insegnato al maresciallo Tito come fare un buon caffè, e Tito gli ha dato il monopolio della vendita del caffè nella Croazia. E questo una volta fece una dichiarazione bellissima, dice: io sono contento di pagare molte tasse, perché lavoro molto, guadagno come giusto molto, qui non faceva il legalitario, mi piace vivere in un paese in cui gli ospedali funzionano, perché anche fa parte proprio detto, della qualità della mia vita, che se uno casca per terra non si vada prima a vedere se è in grado di pagare o non pagare le cure, ma lo si porti all'ospedale, e che le autostrade eccetera. Quindi sono contento di pagare molte tasse, mi resta giustamente molto, come giusto, che mi godo come giusto. Ora, so benissimo che poi il problema della tassazione implica tutto un problema economico, eccetera, eccetera, ma io credo che questo sia un modo di concepire in sostanza che poi l'Europa sia stata la prima a violare le non scritte leggi degli dèi, eccetera. Questo è tutto un altro discorso. Altra cosa è naturalmente, certo, sul piano politico. Io credo, io sogno però, la cosa è sempre più... insomma, così nobilmente astratta, uno Stato europeo, perché sono convinto che l'unica nostra salvezza sarebbe uno Stato in cui gli attuali Stati diventino quelle che sono le regioni, con il loro, naturalmente, anche la regione Piemonte, la regione Friuli Venezia Giulia ha delle leggi naturalmente regionali, perché nascono da realtà regionali, ma non può avere delle leggi in contraddizione con la Costituzione. La Costituzione ungherese è incompatibile con la Costituzione europea, quindi significa che lo Stato questo non esiste, perché se domani la regione delle Marche fa una legge che proibisce alle donne di andare a scuola, evidentemente non è che sia una legge regionale, la bisogna mandare l'esercito. E credo che purtroppo questa realtà dell'Unione Europea, di cui io sono così un fervido insomma, assertore, sia in un momento difficilissimo e sgretolato. Probabilmente, e lo dico contro tutto quello che ho sempre scritto e pensato, c'è stato un allargamento troppo rapido prima che fosse costituito un nucleo preciso, e non perché certe nazioni valgano più di altre, ma perché un conto è aderire e accogliere a parità, ovviamente, di dignità, tutti che aderiscono a un progetto, ma un progetto che c'è. Se invece si comincia a formiamo una società, sì, chi? Uno dice facciamo una società di zoofili, quell'altro, prima c'è una società di amici, che so, di un gruppo di lettura, a cui naturalmente aderiscono quelli che si interessano alla lettura. Se vengono invece chi si interessa alle corse automobilistiche, cosa nobilissima anche questa, però non c'entra, e non si può fare un gruppo di lettura più corse automobilistiche fratto due, no? Dunque, io sto guardando, sì. Patrizia Zanetti. Sì, allora vado ancora con un'altra domanda, deviando un attimino più sullo stile. Nella lettura del romanzo si ha la sensazione che le vicende vengano volutamente interrotte e frammentate, quasi per sfuggire alla semplicità di uno sviluppo lineare della narrazione. A cosa dobbiamo questo? Alla complessità della realtà, che non può essere semplificata da una trama semplice e lineare? Sì, io credo che naturalmente il nostro sforzo continuo è di trasformare il caos in cui viviamo, che ci avviene dentro e fuori di noi, in una linearità senza la quale non possiamo vivere. Però credo che fare i conti con la realtà di una vita, e fare i conti, ripeto, e questo è il compito, credo,
del romanzo post-ottocentesco, sia fare i conti con questa dimensione non lineare, con questa dimensione in cui contemporaneamente, ad esempio, la storia di una vita è la storia di un personaggio che si viene a conoscere quando, che so, ha 30 anni, ma dopo si viene a conoscere qualcosa di essenziale che gli è accaduto quando ne aveva 8 e che ha determinato la sua esistenza, poi si viene a conoscere qualche cosa che riguarda altre persone ma che lo hanno influenzato, e credo che noi non possiamo eludere con una linearità che sarebbe comoda ma fasulla questa dimensione veramente plurima del tempo. Io penso che se dovessi fare un esempio grandissimo di questa capacità di raccontare il tempo e anche la storia e anche quella che è stata veramente la successione della storia, ma in un modo non lineare, il primo esempio che mi viene in mente, forse insomma, se non il più grande, ma per i più grandi, è ad esempio un libro come A Salone di Faulkner, dove certamente noi abbiamo anche una storia del sud degli Stati Uniti e anche una storia della guerra di secessione, che naturalmente ha avuto, è cominciata in un modo e è finita in un altro, ma abbiamo un tempo che non esiste come linearità, perché nella nostra testa non esiste come linearità. Credo che forse sia dal punto di vista poetico il più alto esempio di unire una classicità che con fare i conti con questa anche devastante, abbagliante, travolgente, se quando voi leggete la prima pagina di Salone a Salone, per un attimo non si capisce niente, perché è come essere abbagliati, e poi invece, per Dio, si capisce. Io credo molto che questo sia il modo di raccontare più adeguato a una realtà che si è fatta di una complessità incredibile, a una conoscenza della realtà che si è fatta anch'essa di una complessità incredibile, a una confusione della realtà che si è fatta anch'essa sempre più incredibile. Quindi credo che sarebbe troppo comodo, insomma, raccontare una storia come se niente fosse successo e come se non sapessimo tutto quello che è successo. Oggi dobbiamo sapere anche che, insomma, che pare che siamo fatti di... che siamo vuoti e che c'è qualche cosa che tiene insieme. Leggevo un articolo sul Sole 24 Ore, i nostri atomi o i nostri elettroni, non so, perché sennò sprofonderemo, invece però non sprofondiamo, però non possiamo fare finta di ignorare tutta questa complessità, ma soprattutto la complessità storica e la non linearità, non è una scoperta soltanto contemporanea. Quando Hoffman comincia a scrivere la storia del musicista Kreisler, che finirà poi, avrebbe dovuto finire nella follia, e che lui immagina scritta sul rovescio dei fogli in cui il borghesissimo gatto Moore ha scritto la sua biografia. Quella del gatto è ordinata, il prima viene prima, il dopo viene dopo. E l'altro invece, naturalmente, c'è il ricordo d'infanzia, quello che lo raccoglie, che naturalmente mentre sta raccogliendo il ricordo d'infanzia vive con lui un'esperienza contemporanea che muta il ricordo d'infanzia e così via. Io credo molto che questo sia un modo di narrare che non esclude affatto, quando si ha la capacità, e Faulkner, per restare nell'esempio, non è certo l'unico, l'aveva, di esprimere passioni classiche, come significa, che significa l'amore, che significa il rapporto fra padre e figli, che significa il rapporto con la natura, con quello che si vuole. Non si tratta di... anzi, credo sia l'unico modo di combattere l'astrazione. Dunque, c'è ancora, facciamo ancora in luogo tempo, per sì. una... per procedere con una domanda. Là in fondo, prego. Io volevo porle una domanda forse di carattere più pratico rispetto a tutte le altre che ho sentito stasera. Recentemente, la scorsa settimana, partecipavo con altri docenti a un gruppo di riflessione, di studio guidato dal professor Beccaria qui presente, e riflettevamo abbiamo lavorato sugli irrinunciabili della letteratura, l'ultimo è stato Montale, e riflettevamo la scorsa settimana sull'istanza crescente da parte dei ragazzi di leggere scrittori contemporanei. E cosa facciamo leggere? Chi facciamo leggere? E abbiamo anche citato lei. Adesso io le domando, non ho ancora letto quest'ultimo romanzo, se secondo lei è fruibile da parte di liceali, del triennio liceale,
con quale mediazione da parte del docente, e nel caso la risposta fosse no, se mi consiglia qualche altro suo testo. Grazie. Ma dunque, mi è difficile rispondere a questo. Penso che certamente ci possano essere delle difficoltà. Penso ad esempio che un libro come Microcosmi sia più accessibile, anche se io credo che sotto l'apparenza di raccontare paesaggi e così racconta delle cose, diciamo, proprio un po' della dissoluzione dell'individualità e così via, ma è molto fruibile, insomma, da questo punto di vista. Poi sa, è difficilissima la domanda che lei mi ha posto, perché al di là della conoscenza, insomma, del possesso di alcuni requisiti culturali che sono necessari per capire certe cose, ovviamente, e io credo certamente che sia un libro che possa essere difficile per i liceali, anche se alcuni liceali per esempio lo hanno letto. Per esempio a me, quanto alla difficoltà, un'esperienza che mi aveva molto stupito, io l'ho avuta con Danubio, dove Danubio è stato considerato spesso difficile, mentre non è difficile, soprattutto da persone di una certa notevole cultura, per esempio parecchi insegnanti. Certi insegnanti, persone che avevano una cultura, nel senso di conoscenza materiale, molto più bassa, non lo trovavano affatto difficile, perché magari credevano che anche Grillparzer, anziché essere un poeta austriaco, fosse un personaggio inventato come la nona Anca, però se ne fregavano e sotto sotto capivano che qua si trattava così del mondo che arriva, libri, birra, fiumi, morte, vita, quindi che non occorre sapere vita, morte, miracoli di tutto ciò che viene nominato. Viceversa, mi ricordo che un insegnante mi disse, per esempio lei nomina questo scrittore Robert Flink, che pochi conoscono, e allora era scontato che il libro fosse difficile. Perché? Perché questo... Se io avessi parlato, come parlo in Danubio, di uno invece che era che guidava una chiatta, sempre personaggi veri con nomi e cognomi, nessuno avrebbe trovato difficile la cosa, dicendo, oddio, non conosco, non ho mai sentito nominare questo guidatore di chiatte del Danubio inferiore, e quindi un libro difficile, perché nessuno pretende di conoscere tutti i barcaioli del fiume. Viceversa, c'è la pretesa sotto sotto che tutto ciò che culturale debba essere conosciuto, se no è difficile. E io ho detto a questo collega, ho detto, ma guarda, io non so se ho raccontato bene o male, questo è tutto un altro discorso, però io racconto di questo signor Plinker, che era un ebreo che è riuscito a sopravvivere nascondendosi durante l'occupazione della Romania, che ha vissuto la liberazione contemporaneamente identificandola con lo stalinismo e con le persecuzioni staliniane, quindi altro bel regalo, che ha avuto un amore infelice, e fin qua lui non avrebbe avuto difficoltà. E poi racconto semplicemente che aveva scritto due romanzi, ma non faccio l'analisi del romanzo, non colloco i suoi romanzi, dico che ha scritto dei romanzi che faceva parte della sua vita. Se fosse stato un capitano di lungo corso avrei parlato delle navi che aveva guidato, o se fosse stato un pasticcere dei dolci che aveva fatto e magari delle ricette, ma nessuno avrebbe trovato difficile, perché non si sa che cosa è la torta Pischinger. Chi non l'ha mangiata non sa che cos'è la torta Pischinger, no? Chi l'ha mangiata lo sa, ma non è che dice, oddio, è difficile, non conosco. E così dovrebbe essere anche quando si sente il signor, povero Robert Flink, morto suicida, ha scritto due romanzi. Non li conosco, certo, non si possono conoscere tutte le torte del mondo e non si possono conoscere tutti i libri. Quindi contro questa difficoltà, che è una falsa difficoltà, si può lottare. Il resto, naturalmente, occorre certo, io credo, una certa dimestichezza, non tanto con cultura letteraria, ma con un modo di raccontare, se vuole già nel raccontare orale, un modo che sia appunto più ipotattico che sintattico, che non sia un mondo di tac, 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 ma sia un mondo in cui le cose come nella vita si aggrovigliano, si impigliano, è questo che è necessario. Io mi ricordo che anche ai tempi del liceo, d'accordo, forse erano altri tempi, ma c'erano libri che apparivano facili o difficili, ma per diverse ragioni, ad alcuni di noi che avevano più o meno la stessa preparazione per leggerli. Forse posso dire che forse
come abbiamo letto La montagna incantata, va benissimo anche leggere questo romanzo al liceo, ma secondo me anche perché c'è un nucleo di fondo che poi è caratteristico di Claudio, di positività. E vorrei forse concludere, se dobbiamo, ormai il tempo mi fanno segno, con una piccola citazione. Sono parole di Luisa, abbastanza all'inizio del romanzo, che dice: comunque lui, cioè il collezionista, forse aveva ragione, l'infinito bene c'è da sempre, ci avvolge, forse anche me. Ci ha fatto entrare nella sua cucina. Invoco clemenza.